noi adoriamo te, luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Noi adoriamo te, tu sei la luce che illumina il nostro cammino, tu sei la verità e la vita. Chi crede in te supera tutte le difficoltà e va verso la vita eterna. Signore Gesù, illumina i nostri occhi questa sera, questa mattina, e dacci la gioia di vedere il tuo volto di figlio di Dio, di Salvatore nostro, il tuo volto che è il volto del Padre ed è anche il volto nostro. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Gesù, tu sei il nostro Dio, noi ci accoccoliamo attorno a te. Maestro divino, insegnaci la via della vita, insegnaci a camminare nella via della luce. Gesù, fa che non ti perdiamo mai di vista. Tu dicesti, finché io sono in questo mondo, sono la luce del mondo. Signore, tu sei la luce nostra, fa che non ti perdiamo mai di vista. Le tue parole che sono lampada per il nostro cammino, siano sempre presenti davanti a noi. Accendete le lampade, che sono le parole di Dio. Esse vi guideranno nel vostro cammino, non camminerete nelle tenebre. Dice il Signore, accendete le lampade delle mie parole, esse sono la vostra guida e non sbaglierete mai. Accendete le mie parole siano sempre davanti a voi, perché esse vi guidano nel vostro cammino. Sì, o Signore Gesù, noi vogliamo ricordare le tue parole, sono luce per il nostro cammino. Sono conforto per il nostro cammino. A te la lode, o Signore, a te la benedizione questa mattina, o luce nostra, luce dei nostri occhi, luce delle nostre case, i tuoi precetti, Signore, siano illuminati davanti ai nostri occhi, perché noi possiamo leggere i tuoi comandamenti. Signore, dacci la vista degli occhi, perché possiamo leggere i tuoi comandamenti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te stesso. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Se il tuo nemico ha bisogno, soccorrilo. Se il tuo nemico ti viene addosso per toglierti il mantello, dagli anche la tunica. Non maledite coloro che vi maledicono, benedite piuttosto anche coloro che vi maledicono, e avrete una ricompensa nel cielo, sarete figli del Padre vostro che è misericordioso. Signore, sono alcune delle tue parole che tu ci ripeti questa sera, perché sono lampada nel nostro cammino. Alleluia. Ed è questo. Non sapete che i capelli della vostra testa sono tutti contati, e che non ne cade una senza che il Padre vostro lo voglia? Il Signore dice: vi conoscete la mano del Signore negli avvenimenti della vostra vita. Il Signore vi dia la luce, la luce degli occhi, perché riconosciate sempre la mano del Signore in tutti gli avvenimenti della vostra vita. In particolare il Signore dice ad alcuni: tu non comprendi nulla di tutto quello che ti è successo e che ti succede, tu sei disorientato, tu sei disorientata. Guarda,
e riconosci la mano del Signore, vedi la mano del Signore in tutte queste cose. E poi, una volta che riconosci la mano del Signore, guardi in alto e vedi il volto del Signore, il volto di Dio che veglia su di te, il volto di Dio che illumina la tua situazione, il volto di Dio che ti segue nel tuo cammino, è il volto del Padre. Ecco il messaggio: riconosci la mano del Signore, riconosci il volto del Signore e avrai tranquillità nella tua situazione. Io sono con te. Il Signore dice una parola per una sorella: io ti riprenderò, ti sei allontanata, io ti riprenderò, rimetterò di nuovo la mia parola sulla tua bocca, come era un tempo. Vieni, ecco, questo è il giorno in cui io ti riprendo e metto di nuovo la mia parola sulla tua bocca, il mio servizio nella tua mano. Ecco, c'è un messaggio del Signore. Il Signore dice: una volta voi avete ascoltato la mia voce e avete cessato di opprimere il fratello e la sorella che avevate schiavizzati, avete lasciato libero il fratello, la sorella, da una forma di schiavitù morale. Poi vi siete pentiti di quello che avete fatto e siete tornati ad opprimere il fratello e la sorella. Signore vi ricorda: voi siete stati in Egitto ed io vi ho liberato. Libera tuo fratello e tua sorella dalla schiavitù che tu eserciti, perché è tuo fratello ed è tua sorella, e voi tutti siate liberi nel Signore. Non schiavizzatevi gli uni gli altri, tutti siete figli di Dio e tutti dovete godere della libertà che Cristo vi ha donato. Signore, la tua parola è spirito e vita. Signore, se io ascolto la tua parola, avrò la libertà che tu mi hai donato e avrò la vita. E adesso, fratelli e sorelle, continuiamo la lode al Signore in chiave personale. Intanto il Signore comincia a dire che il suo occhio è penetrante dentro di noi e il suo occhio ci purifica dei nostri peccati. E ci dice ancora: la parola che io vi ho detto vi sta purificando dei vostri peccati. Per cui c'è lo sguardo di Gesù che ci purifica e c'è la parola del Signore che ci purifica. Lasciate che il mio sguardo penetri dentro le foschie della vostra vita, lasciate che la mia parola vi ravvivi e vedrete le meraviglie del Signore. Signore sta toccando l'utero di tre persone, particolarmente l'ovaia infetta di una persona, comunque da tre maternità. Il Signore sta toccando gli occhi dello spirito, ma sta rischiarando la vista di due persone presenti, come segno di un intervento che sta facendo nei cuori di tante persone. Se le persone che in questo momento
sentono toccarsi gli occhi dal Signore e hanno una vista più chiara, queste persone sono invitate ad alzare la mano perché sono un segno di quello che il Signore sta operando nello Spirito. Due persone che hanno la vista più chiara proprio in questo momento, ecco, alzano la mano perché sono un segno di una grazia interiore che il Signore concede ad altre persone. Grazie, Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, incomincia così la testimonianza di tante persone. Prego, quando si danno i documenti, di aggiungere pure la testimonianza della guarigione, sia pur breve, dove è detto: vengo a ringraziare il Signore, io ero malato, sono venuto alla preghiera, ho lasciato così un biglietto, mi sono fatto fare una preghiera, oppure sentite una preghiera, dopo mi sono sentito male, mi sono sentito bene e ho avuto così la conferma degli esami, ringrazio e benedico il Signore. Questo si può dire anche in una paginetta, e prego di fare pure questa testimonianza, perché i documenti senza la testimonianza non hanno luce, va bene? Nel frattempo si raccoglie l'elemosina, cercate di essere generosi con il Signore, perché questa elemosina va per tanti scopi che voi vedete, vocazioni, missioni, per il culto e per i poveri. E poi prego di persone che approfittano della folla per prendere qualche cosa che non va. Per due volte è successo che hanno preso il portafoglio a una persona, questo non va, e neanche bisogna raccogliere per altre intenzioni. Qui si raccoglie unicamente per una intenzione, è un ufficio sacro, è un gesto sacro quello che voi fate, perché è per il Signore che voi date il vostro obolo. Per raccomandare il suo figlio alle nostre preghiere, e ho detto che quello che il Signore ha fatto 10 anni fa a me lo faccia pure per mio figlio, e lasciate questa testimonianza: ringrazio il Signore per la guarigione che mi ha concesso. Io ero affetto da linfopatia addominale, sono venuto qui con mia moglie per avere una preghiera, dopo la preghiera mi sono sentito bene, ho ripetuto gli esami e sono risultato guarito. Per questo io vengo a ringraziare il Signore. Ciò è avvenuto nel 1989. Dopo 10 anni la mia guarigione permane. E adesso vengo per Manfredi, mio figlio, affetto da emofilia e epatite C, affinché possa guarire e avere la guarigione che ho avuto io. Signore, ti ringrazio, mio Dio, per tutto quello che hai fatto. Palermo, 24 maggio 99, ecco, è Michele Ballo, medico cardiologo,
via Ruggero VII, 55. Ecco, ringraziamo il Signore, dopo 10 anni è venuto per dire grazie al Signore della guarigione. Lui che è medico, cardiologo, riconosce che dopo la preghiera il suo caso è stato risolto, in modo eccellente, perché è rimasto, dopo che ha fatto gli esami non c'era più niente del male di prima, e dopo 10 anni la guarigione resta come prima. C'è qualche altra testimonianza scritta? Grazie. Ecco, c'è un giovane qui che chiede al Signore di guarire sua madre. Il Signore dice: ritorna a casa, tua madre guarisce. Il Signore guarisce una cisti ascellare, una cisti al seno di una donna di 30 anni, e guarisce anche un'infezione al polmone. E adesso noi continuiamo la nostra preghiera raccomandando al Signore tutte quelle persone che attraverso il telefono ascolto si rivolgono a noi. È un servizio che con tanta generosità prestano le nostre sorelle, e sono centinaia e centinaia le persone che si raccomandano a questa comunità del giovedì. C'è anche la comunità del lunedì, la comunità del sabato, per avere una preghiera. Ecco, saranno letti 2 fogli dove sono state annotate le richieste di queste persone. Noi seguiamo l'elenco e dentro il nostro cuore ci uniamo tutti a una preghiera, perché il Signore benedica queste persone e dia loro la guarigione.